Buongiorno e benvenuti a tutti, 9:39 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Quest'oggi parliamo di politica, ma una politica che non abbiamo ancora avuto qui ospite, perché abbiamo finalmente un consigliere della città metropolitana di Milano, questa fantomatica città metropolitana. Ne abbiamo parlato tantissimo, ne abbiamo parlato con sindaci, ne abbiamo parlato con consiglieri municipali, coi consiglieri di comuni limitrofi a Milano, insomma, e ognuno ne parlava, lo diciamo, non tanto bene. Sentiamo invece dalla viva voce finalmente di un consigliere della città metropolitana invece che cos'è questa città metropolitana. Io do il benvenuto a Giorgio Mantovani, consigliere della città metropolitana di Milano, nonché il più giovane consigliere di città metropolitana d'Italia. Esattamente, buongiorno a tutti, sono il colpevole, diciamo così. E è vero, sono da alcuni mesi consigliere della città metropolitana di Milano e consigliere comunale a Carpiano, perché come sapete, o come forse non sapete, i consiglieri comunali della città metropolitana sono i vostri amministratori, cioè i consiglieri che voi eleggete nei vostri consigli comunali. Ecco, allora, tu sei quindi un consigliere comunale, partiamo da questo, presupposto, di Carpiano, appunto, esatto. 4.000 abitanti nel sud-est. Esattamente, sud-est Milano, per intenderci, uscita Melegnano, proprio dalle parti di Melegnano, Valtidone, esatto. Okay. Dove inizia a volte la coda, appunto, nelle esatto, delle, sì, sì, siamo noi, siete, è proprio voi. Quello. Quindi famosi per coda, nebbia e cos'altro? Beh, perché abbiamo delle bellissime campagne, abbiamo delle bellissime campagne, siamo una zona, come dire, vivibile, dove i comuni sono ancora abbastanza piccoli, dove le comunità sono unite, abbiamo, come dire, beni culturali, associazioni anche legate a questi beni culturali, abbiamo un panorama associativo bello attivo, bello vispo, siamo una bella zona dove vivere, ecco, abbiamo questo equilibrio tra la città e la campagna che assicura una buona qualità della vita. Partiamo allora dal Giorgio politico, 22 anni, consigliere comunale, poi appunto dopo neanche un anno che il consigliere comunale diventi consigliere di città metropolitana. Che cosa ti ha spinto a fare politica e come hai iniziato? Ma come dire, a fare politica un po' ci si trova, nel senso che io ho cominciato, come dire, facevo volontariato, facevo altre cose nel mio comune, poi nel 2014, quando ci sono state le elezioni, è venuta fuori questa possibilità di cambiare un po' il mio ambito di impegno, estendendolo anche al governo del mio comune. Era una cosa che secondo me era importante, nel senso che voleva dire portare avanti alcune battaglie, come per esempio una maggiore attenzione alle politiche giovanili, al decoro urbano, banalmente, a piccole cose che, come dire, sono importanti per chi vive in una comunità come la mia. E da lì è cominciato tutto, nel senso che io prima già seguivo un po' la politica, ma non avevo avuto nessun tipo di incarico a nessun livello. E poi da lì, come dire, è cominciato tutto, ho iniziato a seguire la partecipazione e un po' le politiche giovanili del mio comune, abbiamo creato la consulta giovane, abbiamo fatto tante cose e poi, come dire, nell'autunno scorso questa possibilità. Io nel frattempo avevo lavorato molto a stretto con i giovani amministratori dell'area metropolitana, è venuta fuori l'idea che potessi rappresentare questo, come dire, gruppo di amministratori e da lì abbiamo fatto un lavoro di condivisione sulla mia zona che ha portato le amministrazioni della mia zona a sostenermi come loro candidato in città metropolitana. Ecco, perché appunto ricordiamo una cosa, voi consiglieri della città metropolitana non siete eletti direttamente dai cittadini per fare consiglieri metropolitani. Esatto, è un incarico. I cittadini incarico. Vi votano e vi eleggono, se siete bravi, per fare i consiglieri comunali nei vostri comuni, esatto, o per fare i sindaci. Esattamente. Alcuni di questi vengono scelti da quella che alcuni definirebbero la casta per poi andare a rappresentare i cittadini. Appunto, nel tuo caso tu hai fatto un gran lavoro insieme agli altri amministratori della tua zona in modo che, insomma, la scelta ricadesse non tanto su di te come persona, ma su di te come rappresentante, appunto, di una zona, mi dicevi, giusto? Esatto, forse è stato anche questo un po' il valore aggiunto della mia candidatura. Poi, come dire, i giornali mi davano per perso, in realtà mi sono
ho vinto e sono entrato anche molto bene in Consiglio Metropolitano, ma perché proprio questo era il ragionamento che avevo impostato. Questo dice lunga su quanto siamo bravi noi giornalisti a prevedere, a fare come conti, va a finire, vero? E i sondaggisti insieme agli astrologi non se la passano bene ultimamente. Anzi, credo che gli astrologi se la passino molto meglio, e saluto il nostro amico Antonio Capitani, che so che ci segue sempre. No, ecco. Ho proprio fatto questo lavoro, un lavoro, come dire, da volontario, nel senso che l'argomento che ponevo a tutte le amministrazioni era proprio questo, di provare a lavorare insieme. La nostra zona ha sempre fatto fatica a farsi rappresentare negli enti superiori e io sono, come dire, la prima volta per le amministrazioni civiche di centrosinistra della mia zona, come dire, che c'è un rappresentante a un livello superiore. Poi la nostra è una casta strana, nel senso che noi come consiglieri metropolitani non abbiamo diritto a nessun tipo di gettone, e per cui ciò che faccio in città metropolitana lo faccio per passione e senza alcun tipo di ricompensa di altro genere, che, come dire, è una condizione un po' strana se pensiamo a cosa voleva dire fare il consigliere provinciale. Infatti, quando c'era la provincia, noi siamo i nipotini poveri dei consiglieri provinciali. Appunto, molti dicono che in realtà la città metropolitana non ha cambiato nulla, siete la coppia venuta male della provincia. È così davvero? No, diciamo che siamo appunto i nipotini poveri in qualche modo della provincia in termini economici, nel senso che noi abbiamo un meccanismo di federalismo strano, al contrario, per cui lo Stato ogni anno ci toglie circa 150 milioni di euro che ci spetterebbero, che i cittadini dell'area metropolitana pagano e che dovrebbero arrivare al nostro ente. In realtà se li piglia lo Stato. Questo ha significato da un lato che tutto, come dire, quello che girava attorno alla città, alla provincia, e banalmente anche ciò che girava intorno alla politica è sparito, nel senso che i fondi sono centellinati e vanno solo sulle funzioni fondamentali. Questo ci costringe a dover essere molto molto efficienti, per cui ogni centesimo è rendicontato nel dettaglio, ma allo stesso tempo ci costringe a intervenire in modo non sempre tempestivo. Come dire, le buche le vediamo tutti e noi cerchiamo di affrontarle nel miglior modo possibile. Se avessimo i soldi che ci spettano, noi riusciremmo a fare un grande lavoro, secondo me, proprio perché questo cambiamento da provincia a città metropolitana ci ha tolto dipendenti, ci ha tolto fondi, ma ci ha reso più efficienti, costringendoci costringendo l'ente a fare le stesse cose che doveva fare prima, ma con meno risorse, come dire. Quindi, se arrivasse qualche soldo in più, potremmo fare delle gran cose. Ecco, mi dicevi, soldi in più che in realtà erano un po' vostri già. Sì, sono nostri, nel senso che lo Stato ci toglie ogni anno 150 milioni di euro e siamo tra le città metropolitane e le province più penalizzate d'Italia da questo punto di vista. E nonostante questo noi finiamo ogni volta, anche sui giornali nazionali, per riconosciuti in qualche modo per ciò che facciamo. Pensa ai 40 milioni di euro che abbiamo vinto come bando per le periferie. È un risultato pazzesco che solo noi e pochi altri abbiamo avuto. Il nostro progetto ha ottenuto anche più punti in graduatoria di quello del Comune di Milano, cioè che testimonia il fatto che il nostro ente è un ente che quando può lavora e lavora bene. Come dire, noi però lavoriamo in condizioni molto difficili. Noi il 31 marzo non riusciremo a approvare il nostro bilancio di previsione perché banalmente lo Stato non ci ha ancora comunicato, come dire, quali saranno le nostre condizioni economiche per quest'anno. Noi abbiamo, dipendete totalmente dallo Stato, non avete, esatto, e dalla regione, non avete toni diretti vostri o comunque no, perché anche ciò che ci verrebbe riconosciuto passa prima dallo Stato, quindi lo Stato, dire, si tiene prima la sua parte e ci dà quello che resta quando si ricorda. Poi c'è la regione che ogni tanto, come dire, con cui ogni tanto andiamo a braccetto, ma ecco, più spesso litighiamo. Siete la città metropolitana più grande d'Italia se escludiamo Roma capitale, e soprattutto in Lombardia siete un terzo della popolazione lombarda, cioè 9 milioni di cittadini in Lombardia, 3 milioni e qualcosa solo della città metropolitana di Milano. Com'è il rapporto con la regione Lombardia? Ma il rapporto con la regione Lombardia è difficile proprio per questo motivo, nel senso che noi siamo un corpo estraneo in qualche modo che cerca di crescere rappresentando più o meno un terzo della popolazione lombarda. Quindi è chiaro che, come dire, questo governo regionale in particolare, che è un governo abbastanza centralista e che cerca di prendersi tutte le competenze che può, non ha molti vantaggi dal fatto di avere un'area metropolitana che lavora bene da sola, come dire, e che rappresenta un terzo della popolazione lombarda. Quindi il rapporto non è un granché. Noi, come dire, spesso ci troviamo a dover gestire servizi che ci sono stati delegati dalla regione, che però non ci dà i fondi per gestirli. Il risultato è che alla fine la regione se li riprende e pasticcia. Un esempio è quello dei servizi per i disabili, che erano affidati alla città metropolitana, che però non aveva abbastanza fondi per gestire quel servizio e quindi era, come dire, costretta al massimo livello di efficienza per gestirlo.
E quindi il servizio era garantito in condizioni molto difficili. Adesso la regione ha deciso di riprendersi quel tipo di servizio. Notizia dell'altro giorno, un'uscita dell'assessore, credo, regionale, che dice che dall'anno prossimo il servizio passerà ai comuni, che non si sono mai occupati di questa cosa, perché se n'è sempre occupata la provincia prima e la città metropolitana poi. Quindi competenze, fondi, ricordiamo che abbiamo avuto una confusione totale, una grande problematica è stata quella appunto dei insegnanti di sostegno in certi livelli di istituto, questo, appunto, che a inizio anno nessuno ha non sapeva da chi dovesse arrivare, sì, ecco, se era provincia, cosa, se era regione. Una cosa allucinante al momento, come siamo messi nel senso, al momento il servizio è garantito, okay, e noi lo garantiremo fino a fine anno, nel senso che abbiamo trovato un accordo con la regione e quindi le famiglie e i lavoratori possono stare tranquilli sul servizio per quest'anno. Siamo però tutti molto preoccupati sulle prospettive per l'anno prossimo, perché fino a che regione dice me ne occupo io va bene, ma se poi è me ne occupo io e poi delego ai comuni che fanno quello che possono e magari devono anche pagare con tutte le difficoltà che i comuni hanno, è un atteggiamento che secondo noi, come dire, genera molte perplessità e ci preoccupa per il destino di quelle famiglie e anche di quei lavoratori che hanno una professionalità che non può essere trattata, come dire, come se fossero gli ultimi arrivati e come dire, persone da non tutelare, non valorizzare. Quindi è un dramma se, come dire, si aprissero situazioni ambigue sia per le famiglie che per i lavoratori. Perfetto, Giorgio. Questa è un po' la tua prima intervista, sì, in televisione, quindi magari appunto non hai seguito magari Milano News. Noi di Milano News seguiamo da molto da vicino alcuni sport, tra cui il football americano, il roller derby, la pallavolo. Settimana questa abbiamo avuto un'importante intervista con il presidente della Federazione Lombarda di pallavolo. Tutti quanti denunciano una difficoltà davvero grossa nell'accedere e nel trovare anche disponibili quei pochi che poi sono agibili impianti sportivi, una cosa che è sempre stata in mano alla provincia. Esatto. Cosa è successo? Come mai nel passaggio città metropolitana si li è persi? Allora, quegli impianti sportivi e quelle scuole superiori che erano di proprietà della provincia sono tuttora proprietà della città metropolitana. Il punto è che proprio per quel federalismo inverso con cui Roma ogni anno ci toglie 150 milioni di euro, anche la manutenzione ordinaria, come dire, fatta in modo puntuale, è diventata difficile. Già l'ultima amministrazione provinciale, come dire, preferiva spendere su altro che non sulla manutenzione ordinaria. Mi ricordo, cioè, la provincia stava per morire e l'amministrazione progettava la nuova sede della provincia. Cioè, delle cose che, come dire, allucinanti. Quando i fondi c'erano, ora che i fondi non ci sono, noi cerchiamo, come dire, di tutelare il più possibile, di intervenire nelle situazioni più critiche, ma, come dire, con grossa difficoltà. Il nostro consigliere delegato, che è Barbara Gogliati, il sindaco di Rozzano, sugli impianti sportivi sta proprio cercando di fare un lavoro di questo tipo, di mappatura delle priorità e degli interventi principali e anche di semplificazione del metodo con cui accedere a questi impianti sportivi. Poi siamo tutti consapevoli del fatto che la situazione è critica. Se avessimo i soldi che ci spettano, non un centesimo di più, noi potremmo fare davvero un importante lavoro. Anzi, mi dicevi, su questi famosi impianti, 150 milioni che voi, diciamo, ridate a Roma, neanche tutti vi servirebbero, potrebbe, no, anche, no, anche ne se fossero basterebbe, di meno. Fossero anche una cinquantina, se fossero anche di meno, banalmente a noi 45 milioni basterebbero per coprire il deficit, il disavanzo strutturale a cui siamo costretti. Facciamo avendo un qualcosa, facciamo un appello a Roma, ecco, salutiamo Roma, speriamo che qualcuno da Roma ci turno, segua, perché mai sa anche capire poi a chi fare l'appello, insomma, non è semplice, non è, qui mai i governi durano come un gatto in tangenziale, quindi bisogna capire un po' come vanno le cose. Che cosa però, cioè, insomma, mi hai parlato di una situazione molto difficile, molto complicata, nonostante questo continui a farlo, quindi qualcosa di bello o comunque di appagante ci deve essere, per cui dici no, ma continuo a farlo e continuo a impegnarmi in città metropolitana. Ma perché, cioè, tutte le cose belle sono difficili in qualche modo e sfido chiunque a trovarmi una cosa bella che sia facile o immediata. La cosa che a me appassiona di più questa cosa e che mi dà la forza anche andare avanti nonostante l'università, perché, come dire, uno ha anche tante altre ho cose tutto da fare nella dicevi, sua vita, tu no? Studi per fare tutt'altro, sì, cioè, io vorrei fare il medico, futuro medico abbiamo infatti sì, per cui. Però la cosa più bella è proprio l'aspetto dell'essere lì e del sapere che tu rappresenti un territorio, rappresenti degli amministratori e quindi il tuo compito lì è cercare di aiutare il
tuo territorio a raggiungere dei risultati, che si tratti di manutenzione stradale o che si tratti di politiche giovanili, tu stai lavorando perché quello che tu fai avrà delle ricadute positive sulla comunità in cui vivi. E questa è una cosa potentissima, che finché non fai l'amministratore fai un po' fatica a capire, ma nei momenti in cui ci sei dentro, davvero, anche fare riunioni fino alle 2 di notte o mandare il primo messaggio di WhatsApp al dipendente perché è crollato un palo della luce alle 7 del mattino, davvero tutto questo non ti pesa. E cioè non importa il fatto che non abbiamo gettoni, non importa nulla di tutto questo, è la soddisfazione di essere al servizio della comunità in cui si vive. Se qualche altro giovane volesse avvicinarsi, volesse, di solito questa domanda la si fa ai cantanti, ai giocatori, no? Come si fa a iniziare? Si dice, no? Come lei che è bravo, un grande cantante, se uno volesse iniziare e fare cantante, come può fare? Ecco, in questo caso tu sei un ragazzo giovane che si è avvicinato alla politica, che fa comunque consigliere comunale e consigliere della città metropolitana, magari qualcun altro ha voglia di mettersi in gioco. Quali sono i modi per potersi mettere in gioco in questo mondo della politica che sembra così sempre lontano? Distante, no, certo. Guardate, è più semplice e più banale di quello che sembra. Uno deve buttarsi. Noi abbiamo tante occasioni in realtà in cui buttarsi in politica. Penso ai circoli banalmente del Partito Democratico, io stesso sono un iscritto del Partito Democratico, i circoli degli altri partiti, i movimenti, le liste civiche, perché ci sono tantissime... E li chiamano club anche, c'è chi li chiama club. No, ci sono tantissime liste civiche e gruppi civici, banalmente il volontariato. Voi iniziate a impegnarvi per la comunità in cui vivete, poi le cose verranno un po' come vengono, no? Non si può progettare tutto quanto all'inizio. Io stesso, come dire, se perché uno sia una polo, se uno sia un oratorio, decidete che c'è qualcosa di importante nel luogo dove vivete che a voi sta a cuore e impegnatevi per voi, state già facendo politica, anche se avete cominciato a fare i volontari della Proloco, perché politica, come dire, nel senso più nobile del termine, è proprio questo: occuparci tutti delle cose che stanno a cuore, come dire, alle persone che stanno accanto a noi nei posti dove viviamo. Voi iniziate a fare questo e il resto in qualche modo verrà da sé. E è difficile davvero progettare un po' prima. Se uno 2 anni fa mi avesse detto, ah, guarda che nel 2016 ti eleggono in città metropolitana, beh, come dire, mi sarei sentito preso in giro. Invece no, come dire, i percorsi sono strani, no? E ci troviamo tutti quanti a fare delle cose diverse anche rispetto a quello che pensavamo all'inizio. Buttatevi davvero, non c'è un piano, una strategia che vi garantisce di arrivare. Come dicevo prima, tu sei giovanissimo, tra l'altro appunto sei il più giovane consigliere di città metropolitana d'Italia. Ricordiamo poi che in Italia abbiamo 14 città metropolitane, incredibile, su un totale mi sembra di 19-20 in tutta Europa, quindi saremmo 14 solo noi. Vabbè, questo sarebbe tutto un altro capitolo da aprire su che cosa significa città metropolitana, ma la mia domanda è: quanto è difficile avere a che fare con un ambiente che mi immagino sia abbastanza vecchio, passiamo in termine, lento, poco 2.0 mi viene da dire, forse neanche 1.0. Beh, però è, come dire, spezzo una lancia in favore di questo ambiente, nel senso che comunque, cioè, nonostante spesso i dirigenti pubblici e, come dire, i dipendenti pubblici abbiano un'età perché hanno bloccato il turnover, quindi, come dire, hanno le competenze che avevano quando sono entrati in amministrazione, molti di loro, come dire, si sono sforzati e si sono impegnati. Cioè, io comunico con alcuni dipendenti via WhatsApp, ci spediamo, cioè, come dire, sfatiamo il mito che non, come dire, c'è uno sforzo di innovazione molto no, forte. Insomma, poi sento è in quello città del metropolitana Telex di Milano ancora, abbiamo dei servizi che sono stati interamente digitalizzati. Oh. Penso al settore ambiente e gestione rifiuti, che ha una piattaforma, tra l'altro che ha vinto anche dei fondi europei, completamente digitalizzata, con cui hanno rivoluzionato il modo con cui le pratiche vengono gestite. Quindi spezziamo una lancia in questo favore. Ma, come dire, il fatto di avere a che fare con persone che a volte hanno anche il triplo della mia età, cioè, è sfidante per me, ma è sfidante in qualche modo anche per loro, nel senso che spesso per loro è anche un po' la prima volta, no, che l'interlocutore è così giovane. Quindi, come dire, ci permette di approcciare i problemi in modo diverso, no? Perché il mio punto di vista è quello di una persona che, come dire, si è allenata per 2 anni e tuttora, come dire, si allena in un comune piccolo e quindi ha una certa visione delle priorità e delle cose importanti, no? Forse sono poco, come dire, politico, parlo poco, però, come dire, ho un elenco di priorità concrete.
E allo stesso tempo loro si confrontano con questo approccio e secondo me, come dire, questo confronto intergenerazionale ha dei risultati positivi, nel senso che sulla mia zona siamo riusciti anche, poi naturalmente non da solo, ma con la collaborazione di tutti i consiglieri delegati, ecco, Arianna Censi, che è il nostro vice sindaco metropolitano, il sindaco Beppe Sala, siamo riusciti a sbloccare delle cose importanti, banalmente alcune manutenzioni che erano ferme da molto tempo e che, come dire, nessuno capiva perché fossero ferme, e in effetti non è che ci fosse un motivo, banalmente nelle come dire, migliaia di criticità che in questo momento città metropolitana ha, bisogna saper mettere ordine, saper fare capire quali sono le cose più importanti e saper dirottare lì le energie in modo da affrontare le cose una alla volta. Quindi, come dire, io cerco di applicare in città metropolitana lo stesso metodo che applico nel mio comune, no? Che è la un sfida, siamo quasi in chiusura, volevo chiederti la sfida più difficile che sai che dovrai trovarti ad affrontare in città metropolitana. Questa è, come dire, questa è molto difficile. Mi piacerebbe, e come dire, non ho ancora iniziato a occuparmi del tema perché, come dire, volevo partire dalla mia zona, che è il posto da cui arrivo e quindi verso la quale devo il maggior impegno. Mi piacerebbe cambiare un po' l'impostazione con cui vengono organizzate le politiche giovanili, applicando un po' il metodo che abbiamo applicato da noi, che tanti comuni applicano, che è il costruire le politiche giovanili direttamente insieme con gli utenti poi delle politiche giovanili, cioè con i giovani. Tanti comuni, come dire, hanno ancora un'impostazione classica, per cui c'è l'assessore alle politiche giovanili che fa delle proposte ai giovani, i giovani alcuni piacciono, altri non piacciono. Banalmente, coinvolgendo i giovani e chiedendo direttamente a loro quali sono le loro priorità, le cose che possono interessare di più. Un assessorato partecipato. Assessorato partecipato. La partecipazione nelle politiche giovanili è un modo per fare magari meno progetti, ma che toccano di più il cuore dei giovani, banalmente, e che evita anche, come dire, sprechi di risorse. Poi magari al territorio, noi possiamo spendere, come dire, i fondi giusti su dei progetti che realmente interessano ai giovani, banalmente costruendoli con loro. Dire, questa cosa di costruire, esatto, questa cosa di costruire insieme è un po' la mia nota, nel senso che ci credo davvero molto in questa cosa di costruire insieme. Si applica alla zona come si dovrebbe applicare alle politiche giovanili. Perfetto, Giorgio, io davvero ti ringrazio tantissimo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ci hai dato degli spunti davvero interessanti su cui riflettere, e spero anche che tu sia di ispirazione, appunto, come dicono i grandi americani, di inspiration per tutti quelli che ci hanno seguito da casa e che magari finalmente, insomma, benvengano quelli che hanno il triplo della tua età, perché portano saggezza e grande praticità della produzione della politica, ma insomma anche altri coetanei non mancherebbero, immagino, insomma ti interessa magari un po' meno solo. Noi siamo in realtà siamo tanti, siamo poco visibili perché lavoriamo tutti quanti molto nei nostri comuni, ma in realtà i giovani amministratori ci sono tanti e sono anche bravi, se posso spezzare una lancia nei confronti della mia categoria. Si dice che i giovani non fanno politica. No, i giovani ci sono. Bene, e con questo messaggio di speranza allora noi chiudiamo la puntata di oggi. Grazie mille, ci rivedremo presto, ti inviterò ancora così a parlare di città metropolitana, perché dovete farla capire questa città metropolitana. Sì, la gente a casa fa fatica a capirla. Credo che, a prescindere dal colore politico che tu rappresenti, vedere però un giovane che viene a raccontarci che cos'è la città metropolitana in una lingua a noi tutti comprensibile sia davvero importante. Ecco, poi se possiamo anche disintermediamo, ecco, nel senso che Giorgio Mantoan mi trovate anche su Facebook. Perfetto, come dire, hai un sito, pagina... No, ho il mio profilo, sono, come dire, se qualcuno, come dire, venisse stimolato dalle cose che ci siamo detti, poi noi, io spero di tornare qui presto, nel senso che è la mia prima volta, ma mi ha fatto molto piacere, devo dire. Ottimo. Però assolutamente, se posso stimolare al massimo qualcuno, lo è un faccio attimo volentieri. Lo sapete, hashtag Giorgio risponde è un attimo, ci vuole poco. Ci vuole, non ha portato molta fortuna quella cosa, quindi magari davvero grazie mille, a presto allora. Grazie a te, grazie davvero, grazie anche a voi che ci avete seguito tutta questa mattina dalle 7:30 in diretta con i nostri notiziari, in quest'ultima mezz'ora in compagnia di Giorgio, il nostro consigliere della città metropolitana di Milano. L'appuntamento per oggi pomeriggio ore 17:30 con l'edizione
edizione della sera di Milano News in diretta fino alle 20. Io vi ringrazio e personalmente vi do appuntamento a domani a una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto, arrivederci.